Buongiorno, dedico questo ciclo di video a Massimo Scalia, che ci ha prematuramente lasciati qualche giorno fa, una figura gigantesca nella politica con la P maiuscola. Si occupava di ambiente, ecologia, era un fisico nucleare, quindi con grandissime competenze. Un modello a cui personalmente guarderò, già guardavo, guarderò. E spero molti di voi vogliano conoscerlo meglio e ispirarsi a quanto ha fatto per l'Italia. Ora, perché questo ciclo di trasmissioni, la transizione energetica si può fare? Innanzitutto perché la transizione energetica si deve fare. Si deve fare perché i cambiamenti climatici sono causati per il 75% dalla filiera energetica fossile, che emette il 75% dei gas climalteranti che ormai abbiamo imparato a conoscere, anidride carbonica, metano, poi ce ne sono altri, e che causano il famigerato effetto serra, sulla quale la scienza ormai non discute più. Siamo sovrabbondanti di dati che dimostrano come appunto l'effetto serra esista, sia causato appunto al 75% dalle emissioni della filiera energetica e sia responsabile del riscaldamento medio globale della temperatura. Tra l'altro, la stragrande maggioranza degli esperti ormai ci avvisa che non riusciremo a rispettare l'obiettivo di rimanere all'interno di 1,5 gradi, obiettivo che ci eravamo posti. Preferibilmente 1,5 gradi, ancora alla COP di Parigi molti anni fa, e sarà molto difficile anche rimanere all'interno dei 2 gradi centigradi. Bisogna effettuare appunto al più presto possibile la transizione ecologica in generale e quella energetica, appunto, a livello quantitativo, è responsabile, ripeto, del 75% dei gas climalteranti che causano l'effetto serra. Quindi la transizione va fatta per salvaguardare le generazioni future in maniera che abbiano un pianeta abitabile quanto lo abbiamo avuto finora noi che abbiamo vissuto sino ad oggi. Per dimostrare che la transizione energetica si deve e si può fare, che si deve fare, l'ho appena detto, che si può fare, prendo a prestito una recente esposizione che ha fatto un ricercatore scientifico italiano, un ricercatore pubblico. In Italia abbiamo diversi enti di ricerca pubblici che paghiamo con le nostre tasse e su cui lavorano centinaia di scienziati. Io ne prendo uno di riferimento, il professor Nicola Armaroli, che forse avrete già visto in qualche altra trasmissione, in qualche altro video, e che recentissimamente, a inizio dicembre, ha fatto questa presentazione, a cui mi appoggio partendo immediatamente con la spiegazione e diamo il via quindi a questo ciclo di video. Sempre capire perché siamo qua. Siamo qua perché abbiamo questa situazione che siamo inchiodati all'80% di combustibili fossili da decenni, producendo enormi quantità di CO2 e il messaggio qui, soprattutto in questi giorni di COP, è bene che sia chiaro, cioè bene che vada, la situazione climatica sarà comunque peggiore dell'attuale, perché se facciamo il nostro compitino e riusciamo a rimanere entro i 2 gradi, considerato che oggi abbiamo già problemi a 1,2, potete immaginare a 2 cosa può succedere. Quindi ci dobbiamo adattare. Quindi ricordiamoci che questo. Ecco, perché il professor Armaroli sottolinea che la situazione sarà comunque peggiore? Perché il pianeta ha una massa enorme e quindi un'inerzia enorme. E così come nel passaggio tra le varie stagioni, gli edifici in cui abitiamo ci mettono qualche giorno, diciamo, ad adattarsi, perché appunto i muri devono o raffreddarsi nel passaggio dalla bella stagione alla cattiva stagione, o riscaldarsi nel passaggio dalla brutta stagione alla bella stagione. Ecco, così come un edificio, una casa, un condominio, una scuola, un ospedale, appunto ci mette qualche giorno,
Ecco, figuriamoci una massa enorme come il pianeta Terra. Quindi tutti gli scienziati sono concordi nel dire che il clima che stiamo vivendo oggi non rispecchia la situazione di oggi, rispecchia la situazione di diverso tempo fa. Nessuno sa calcolare con precisione quanto, ma si tende a dire qualche anno, cioè l'inerzia di una massa così gigantesca è di qualche anno. Per cui, anche se un domani noi facessimo benissimo il nostro compito, anche se domani non avessimo più nessuna emissione climalterante, il clima peggiorerà per qualche anno, perché appunto siamo in ritardo. Ripeto, c'è questa inerzia enorme che rende sì che il clima si esplicita con qualche anno di ritardo rispetto alla causa, alla fotografia, alla situazione di partenza. Questo è bene saperlo in maniera tale da non cadere nel tranello di chi potrebbe dire un domani: ecco, vedete, abbiamo fatto la transizione ecologica, energetica, vi abbiamo accontentato, e in realtà il clima sta continuando a peggiorare. Il clima continuerà a peggiorare per qualche anno, se riusciamo a fare la transizione energetica, poi riprenderà la discesa delle temperature a livelli appunto normali. Ora andiamo avanti. La nostra prospettiva non migliorerà la situazione climatica. Il nostro del problema energetico è che bruciamo troppo. Bruciavamo, a proposito di cavernicoli, quando eravamo nelle caverne, bruciavamo nel Medioevo, ma oggi la nostra civiltà moderna continua a bruciare. Noi bruciamo per muoverci, per produrre elettricità e per scaldarci. Lo continuiamo a fare. Pensate che, se prendiamo i dati di prima della guerra, l'Italia consumava 70 miliardi di metri cubi di metano, di cui 30 sulla produzione elettrica e 20 sul riscaldamento degli edifici, usi cosiddetti evitabili. Ecco, allora torniamo un attimo alla diapositiva precedente. Come vedete, petrolio, carbone e gas sono ancora i giganti della produzione energetica globale, con l'82% di produzione. Poi abbiamo 7,5 di rinnovabili non idroelettriche, quindi sostanzialmente fotovoltaico e eolico, quasi 7 idroelettrico e 4% nucleare. Ora, cosa significa bruciamo troppo? Lui ha portato il dato italiano: 70 miliardi di metri cubi di gas nel 2021. Ora, diamo un dato globale, che è quello dei 100 milioni di barili di petrolio al giorno. Se noi, se noi aggiungiamo carbone e gas e per comodità li trasformiamo in petrolio, saliamo a 260 milioni di barili di petrolio al giorno, che sono circa 39 miliardi di litri di petrolio bruciato al giorno. Quindi l'umanità, per i suoi utilizzi quotidiani, brucia ogni giorno 39 miliardi di litri di petrolio, l'equivalente di un serbatoio alto 50 metri, largo 50 metri e profondo lungo 16 chilometri. Quindi pensate, un serbatoio 50 metri per 50 metri, lungo 16 chilometri. Tutti i giorni si brucia questa quantità di petrolio. Bene, questa è la situazione di partenza. Nelle prossime puntate vedremo quali sono le tecnologie già esistenti che ci permettono già oggi di fare la transizione energetica, e come questa sia non solo indispensabile per permettere alle future generazioni di prosperare come abbiamo fatto finora, ma sia economicamente conveniente, cioè ci porterà a una riduzione strutturale, cioè permanente, dei prezzi energetici e quindi a cascata di tutti i prezzi della vita odierna.